Salve a tutti, io sono Spaz89, in questo video andiamo ancora avanti a parlare di attaccanti, perché è quello che ci interessa più di tutto al fantacalcio, quindi senza fronzoli cominciamo subito. Allora, io nel precedente video vi ho messo e vi ho spiegato il perché ho messo in quella lista i top e quelli uno scalino, non mi piace non chiamarli top perché sono giocatori di ottimo rendimento al fantacalcio, i migliori. Ma li ho messi sotto un pelo sotto solo per una questione di investimento totale da fare rispetto ai primi che vi ho detto. Però non l'ho detto nello scorso video, lo dico qua in piccola parentesi. Come vi dicevo, se riusciste a fare un attacco a 3 in una lega da 8 o 10, forse più difficile, ma Osimhen, Abraham e João Pedro, per me avete un attacco fantastico. Quindi non per forza bisogna avere CR7 Muriel Immobile. Quindi, almeno nelle mie classifiche, quindi pensateci bene su tutto. Chiusa la parentesi. Allora, qui andiamo a analizzare i giocatori che ho lasciato fuori da questa classifica. Ottimi terzi, che possono stare nei terzi slot, nell'attacco 3, ma io li considero sotto i precedenti, tutto qua. Allora, iniziamo con Dybala, e poi parleremo dell'altro suo compagno Morata. Li ho messi qua entrambi perché... Allora, Dybala comunque mi dà l'idea che non stia sempre, cioè c'è qualcosa fisicamente che non mi fa stare tranquillo. Quindi è per questo che non considero che valga la pena di fare un investimento corposo su Dybala. Sono sicuro che lo troverà lo spazio con Allegri perché ad Allegri piace e lo userà. Perché è il giocatore che da solo ti cambia la partita. Vedremo un po' come giocherà questa Juve di Allegri, però vedendo il passato non è l'allenatore che per forza a lui interessa giocare bene a tutti i costi, gli interessa in maniera semplice difendere bene e attraverso la bravura dei campioni che ha a disposizione andare a segnare. E Dybala è il giocatore che ti fa la differenza, ti salta l'uomo, ti vede una giocata che gli altri non vedono, quindi... Vale la pena prenderlo sicuramente, ma non bisogna esagerare. Se volete la mia opinione, il massimo, proprio massimo che si può spendere secondo me su base 500 sono 70 crediti. 100 non si possono spendere perché non dà la garanzia fisica, perché comunque anche adesso in preparazione ha avuto una ricaduta, sembra non uscirne mai. Poi magari è l'ultima e tira tutta la stagione, però non mi sento sicuro. Quindi... Perdonatemi se non siete d'accordo, ma l'ho messo qua. Morata invece è qua per un altro motivo, fisicamente è integro, ma non ha mai fatto tanti gol, quindi un ottimo terzo per rendimento, perché una decina di gol li mette insieme con qualche assist, però non li fa 20 gol obiettivamente, cioè, è un giocatore che sempre ha deluso in quello, è molto utile al gioco della squadra. Si muove un sacco e aiuta tutti con i suoi movimenti, ma finalizzazione non è la sua migliore arma. Lo sa fare, ma non al top. Quindi è giusto che stia qua per me. Tutto qua. Ma lo considero utile e bravo come giocatore. Non insultatemi perché non sono il fan sfegatato di Morata, perché è un buonissimo giocatore, ma non di più per me. Poi ho messo in questa lista Caputo perché l'anno scorso è stato condizionato dagli infortuni. Purtroppo l'età avanza e non possiamo dire che non sarà così anche quest'anno. E quindi bisogna purtroppo avere un po' il timore. A me piace un sacco Caputo, quindi l'ho avuto negli ultimi 2 anni. Non ho nulla da sindacargli, anzi, c'è solo un affezionato, un fan e tutto, però. Gli anni avanzano, mi sembra che quest'anno andrà verso i 34, quindi ragazzi, non si può fare l'investimento che magari l'anno scorso, visto 2 anni fa, qualcuno ha pensato come me di fare, perché si rimane bruciati poi. Quindi tutto qua, l'età, gli infortuni, la motivazione. Potenzialmente è un attaccante da 15-20 gol, ma bisogna vedere se trova la continuità. Ho messo in questa lista Dzeko. Perché a me da un po' non dà, mi dà l'idea sempre di essere un grandissimo giocatore, ha una qualità notevole, immensa, soprattutto per il tipo di fisico che ha. Ho visto anche con l'amichevole con la Dinamo Kiev, vedendo i gol, ho visto un grande spunto, non mi aspettavo obiettivamente, in velocità. Però
Però arriverà un'altra punta, non è Giovincello, Lautaro penso che giocherà molto di più, quindi credo che andrà un po' a scapito del suo diminutaggio nelle rotazioni, giocherà, ma non mi aspetto più obiettivamente i 20 gol da Dzeko, mi aspetto tra i 10 e 15, buon rendimento sempre, però è un giocatore anche che ha sempre avuto anche alla Roma tante occasioni, un po' troppi errori per uno della sua qualità, quindi non vado oltre questa categoria. Forse qualcuno può storcere il naso perché li accosto a Dybala e Morata, ma ho messo in questa categoria ancora Lozano, perché comunque, allora, a me è sempre piaciuto come giocatore, ho sempre pensato che avesse un grandissimo potenziale, mi ha stupito che abbia faticato così tanto il primo anno al Napoli. Però l'anno scorso ha cominciato a far vedere che è un gran giocatore, un bel giocatore. E quindi quest'anno io per caratteristiche con Spalletti da lui mi aspetto tanto. Quindi più dei 10 gol che confermi le sue prestazioni. Quindi un buon terzo slot, secondo me, vale la pena prenderlo da titolare. Metto tra parentesi in questa per svariati motivi, però ci sta, secondo me. Ancora tenerlo in questa considerazione, Correa della Lazio. Allora, il mercato non è tranquillo, potrebbe andare anche all'estero, al di là che sì, in Italia si parla dell'Inter, ma la Premier è calda, credo che l'Everton adesso in questi giorni sia un po' su di lui, almeno da quello che si dice, per carità. Un giocatore da doppia cifra, secondo me, con un buon numero di assist. So che non è proprio nel giocatore nelle corde di Sarri, vediamo un attimo, però secondo me si può fare una scommessa, un po' oltre la scommessa per il giocatore che è, ma è un giocatore da oltre doppia cifra, quindi lo tengo ancora qua come considerazione. Quindi per me questa lista finisce qua, e su altri giocatori vi spiegherò il perché. Quindi grazie per essere stati qui con me, se il video vi è piaciuto mettete like, altrimenti ci vediamo al prossimo video e se vi va iscrivetevi al canale. Un saluto!